Allora, ragazze, buonasera. Vi saluto di nuovo, dai, dopo l'intro. Cominciamo questo trucco. Allora, vi devo dire la verità. Naturalmente io riguardo sempre i video che faccio. Qualcuno mi piace di più, qualcuno mi piace di meno, naturalmente, come in tutte le cose. Però devo dire che mi è piaciuto tantissimo il risultato di quello a cui ho dato il titolo Make Up Effetto Lifting. Mi è piaciuto proprio molto, l'ho trovato molto molto luminoso e quindi oggi voglio rifare una cosa molto molto luminosa. Allora, sto mettendo l'illuminante liquido di Kiko. E lo metto negli angoli, nei punti appunto che voglio illuminare molto. Uso sempre il mio pennello di H&M doppio. Come sapete, l'altra volta ho fatto il colore, quindi per ora il colore diciamo che è fresco fresco. Vabbè, comunque ragazza, nel giro di qualche giorno comincia a sbiadire perché facendo lo shampoo appunto un giorno sì, un giorno no. Allora ragazze, oggi rimetto questa BB cream di Sienne che mi è piaciuta e la rimetto. Come vedete il colore è più scuretto di quello fluido di Wycon. Io come al solito ho già fatto le sopracciglia, ho applicato la crema base. Prima di truccarmi, naturalmente, ho applicato quella di Sienne, ho messo il contorno occhi di Sienne e ho applicato anche la crema giorno. E mi sa che questo pennello ha bisogno di essere pulito. Mi sa proprio di sì. Quando le cose costano poco e rendono molto, questa è una di quelle, questa BB cream di Sienne, è una di quelle. Veramente mi piace davvero. Ha una bella coprenza, è idratante, è profumata, mi piace veramente un sacco. Allora, con il concealer andiamo a illuminare sempre questa zona che vogliamo appunto tirare verso l'alto e che vogliamo evidenziare, appunto che sia tirata, luminosa. Naturalmente io non sto replicando quel trucco, ragazze, perché altrimenti dite, ma Marianna fa le stesse cose. No, siccome mi è piaciuto, rivedendolo mi è piaciuto un sacco, lo voglio fare di nuovo, però naturalmente utilizzerò altri prodotti. No, pennellino. Ah, ecco, infatti oggi utilizzerò questi prodotti nuovi che ho comprato da Wycon. Adesso ve li faccio vedere. Allora, cominciamo con... L'altra volta io vi ho fatto vedere in un vlog appunto la bustina di Wycon. Ho preso questo illuminante, guardate che bello, quindi oggi lo applico. Poi vi scrivo nelle info il numero e tutto quanto. Poi ho preso questa bella matita nera, un attimo ve la faccio vedere meglio. Questa bella matita nera proprio tipo Kajal. E poi ho preso un altro eyeliner.
faccio vedere sempre la punta. E quindi oggi voglio provare queste cose, quindi non metterò il mio solito eyeliner luccicoso, ma metterò questo. E tra l'altro da Wycon c'era un'offerta, prendendo tre prodotti c'era il 30% di sconto poi sul prezzo complessivo naturalmente. Ok, andiamo. Siccome voglio esagerare, metto anche questo illuminante di Kiko che è quasi finito, sempre in questa zona. Ok, ragazze. Allora, ora che cosa voglio fare? Voglio mettere, scusate se mi giro ogni tanto, un pochino di cipria per, come dire, opacizzare un poco, anche se non c'è tanto bisogno, però. La cipria è sempre quella mia in polvere, di Kiko. Vedere è questa qua. Ok, allora cominciamo con gli occhi. Io ho preso dalla mia Makeup Collection questo ombretto di Kiko disastrato, molto disastrato, quasi finito, che è questo specie di avorio molto madreperlate che mi piace tanto, quindi lo applichiamo con questo pennello. È molto luminoso e luccicoso questo ombretto. Naturalmente non lascerò solo questo. Ah, ne metterò poi un altro, facciamo, vediamo un'ombra. Ok, prendo la palettina, quella di Wycon, questa qua, e vediamo con un altro pennello più pulito, facciamo un angolino. Come lo possiamo fare? Lo facciamo, sapete, visto che ho questo vestitino di che ho comprato da Combipel, metto questo colore, guardate, questo qua, questo qua, è una specie di celestino, lo metto qua nell'angolo, ecco così, nell'angolo, e faccio quasi uno smokey eyes. Ragazzi, io continuo con gli Yeti Ready With Me perché so che vi piacciono. E tra l'altro, come vi dico sempre, prendeteveli ora perché poi comincia la stagione del sudore e quindi ve lo dico sempre. Sono cosciente che ve lo dico sempre, quindi poi non ne potrò fare più. Prendiamo un pennello da sfumatura e sfumiamo un poco il tutto. E ora viene il momento di cominciare a provare qualche prodottino nuovo. In questo caso metto prima la matita nera e poi metto l'eyeliner. Le matite quando sono nuove non sono intanto subito molto scriventi, si devono scaldare un poco.
Come vi sembra? Vi sembra molto scrivente? Secondo me un po' deve scaldare. Allora, ora andiamo con questo eyeliner nuovo e vediamo. Allora, devo dire che il tratto è molto bello, a differenza della matita che forse, appunto, vi ripeto, deve scaldare. Il tratto di questo eyeliner mi piace molto. D'altronde la punta è quella là, quella bella che mi piace. Allora, andiamo con l'altro occhio. Ecco, questa è una di quelle volte in cui mi infilo l'eyeliner dentro l'occhio, nonostante non mi sia distratta. Per questo vi dico che non parlo quando metto l'eyeliner. Perché distraendomi e lo infilo dentro l'occhio. Poi che succede? Che l'occhio comincia a lacrimare, giustamente perché brucia, e il trucco va a farsi benedire. Ok. Siccome io sono previdente, mi sono presa un fazzolettino, se appunto rischiavo di farmi lacrimare gli occhi. Ok, allora ora continuiamo invece con i punti luce e utilizziamo il nuovo illuminante. Questo è il blush, hanno la stessa confezione. Allora, utilizziamo l'illuminante. Ok. Allora, e faccio un punto luce sotto l'arcata. Un punto luce col pennellino piccolino piccolino all'interno dell'occhio. E ora per finire mettiamo il mascara. Io ho sempre la televisione accesa su Barbara D'Urso, anche se è piano, non posso seguirla bene, però mi fa sempre un po' di compagnia. Poi vi volevo chiedere, come siete messe con Sanremo? Lo state seguendo? Avete dei preferiti? Vi sta piacendo qualcuno? A me devo dire che mi sta piacendo la conduzione perché, ragazzi, secondo me non c'è un personaggio più bravo di Fiorello, proprio veramente non esiste. E Amadeus, diciamo, è un bravo presentatore, ma quello che a me fa impazzire è Rosario Fiorello. Rosario Fiorello, io mi piacerebbe moltissimo vederlo, incontrarlo, ma non mi è mai successo. Mentre ho incontrato sia Beppe Fiorello l'ho incontrato a una sfilata, doveva ritirare un premio, ma tanti anni fa, una decina di anni fa, doveva ritirare il Satiro d'Oro e io ero nel backstage, appunto, della sfilata. L'ho conosciuto, mi sono fatta la foto,
E poi ho conosciuto anche Catena Fiorello, perché Catena Fiorello anni fa è venuta a Palermo a presentare un libro, è venuta alla Feltrinelli, una libreria di Palermo molto importante, e a presentare il libro Casca il mondo, casca la terra. Naturalmente io l'ho comprato questo libro, mi è piaciuto molto e quindi l'ho conosciuto. Però diciamo il mio sogno è conoscere Fiore, chissà se capiterà mai, vedremo. Allora metto un pochino di questa polvere di guai con sbrilluccicosa e luminosa. Mi piace moltissimo. Mi piace veramente tanto. Allora, ora mettiamo il blush, quello mio di Wycon, che mi piace tanto pure questo, con il mio pennello di Wycon, no, di H&M, tutto Wycon. Facciamo uscire la guanciotta. Tutto il viso e poi invece dalla mia palette di Too Faced mettiamo un pochino di scuro si fa per dire, mettiamo questo qua e tiriamo verso l'alto. Così. Ora metto il rossetto, che è un momento che mi piace sempre moltissimo perché il rossetto poi, come dire, illumina tutto il viso, dà luce a tutto il viso. E mettiamo un pochino di matita. Facciamo quel giochino facciamo il giochino che serve per volumizzare le labbra e metto il rossetto di Wycon che l'altra volta ho scoperto nella mia make-up collection che non ricordavo più. È inutile, a me i rossi piacciono di più. I nude, ve lo dico sempre, lo so, ma non ci posso fare niente. Anche, vi ripeto, quando riguardo i miei Get Ready With Me, mi piacciono questi trucchi forti. Ora andiamo ancora con l'illuminante qua nell'angolo. Piace la zona dell'occhiaia molto molto luminosa e quindi ritocco un pochino. Ok, a questo punto che cosa succede? Che c'è la prova del 9 mettendo gli occhiali. Allora, ragazze,
Cosa ne pensate? Che ne pensate di questo trucco? Come mi sembra troppo forte? Come vi sembra? A me piacciono i trucchi strong, i make-up strong, devono essere forti, devono essere luminosi, devono essere con colori forti che si vedono. Soddisfatta? E allora ragazze, niente, ci vediamo al prossimo video. Un bacio!